Sono Claudio Burato del gruppo Remark. Faccio parte di questa grande azienda dal 2005 e da allora mi occupo esclusivamente di consulenza ambientale. Durante questi anni, nel corso della mia attività, ho supportato molte aziende nell'iter di ottenimento delle autorizzazioni ambientali, tra cui l'AUA, ovvero l'autorizzazione unica ambientale. Nel video precedente abbiamo introdotto l'argomento dell'autorizzazione agli scarichi idrici e abbiamo visto cos'è e come si classifica uno scarico. In questo video vedremo invece come cambia lo scenario autorizzativo a seconda del destino degli scarichi idrici. La normativa ambientale prevede che gli scarichi idrici vengano destinati in tre tipologie di recapiti possibili. In rete fognaria, gestita da un ente gestore attraverso un sistema di depurazione collettivo, in corpo idrico superficiale, ad esempio un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume, un canale, e suolo e sottosuolo, ad esempio con trattamenti di fitodepurazione, letti disperdenti, eccetera. Questo però è consentito solo in casi limitati e in determinate condizioni. Bene, quattro categorie di scarichi, tre tipologie di corpi recettori, non sono poi molti, no? Ma se pensiamo alle combinazioni possibili, la faccenda risulta piuttosto complicata. Sì, perché, ad esempio, uno scarico di tipo industriale, destinato alla pubblica fognatura, si autorizza in AUA. Ma se in pubblica fognatura destiniamo uno scarico che invece può essere assimilato al domestico, ad esempio tutti gli scarichi dei servizi igienici delle aziende oppure gli scarichi idrici di determinate tipologie di attività, l'AUA non serve. Se però quello stesso scarico viene recapitato sul suolo, allora ecco che serve ancora l'AUA. E vogliamo parlare dello scarico industriale sul suolo? Beh, questo non è nemmeno consentito, se non in casi del tutto eccezionali. E ti dirò di più. Questa parte della normativa ambientale è sottoposta a norme di tipo regionale e pertanto, a seconda della regione in cui ti trovi, le regole cambiano e anche di molto. Giusto per fare un esempio, ad aprile di quest'anno la regione Lombardia ha introdotto una nuova delibera con la quale viene allungato l'elenco delle attività dalle quali si generano scarichi assimilati domestici con grandi semplificazioni amministrative. Questo elenco l'abbiamo riportato per esteso sul sito di Remark e ti consiglio di guardarlo perché potresti rimanere veramente sorpreso. In questo mondo così vario però una regola vale sempre. Gli scarichi di tipo industriale, indipendentemente dal corpo recettore, vanno sempre autorizzati in AUA. Quindi fai un'analisi approfondita della tua situazione scarichi perché diversamente ti potresti trovare in due guai. Primo, potresti avere uno scarico non autorizzato o con autorizzazione scaduta o non più valida per modifiche avvenute nel tempo e in questo caso rischi sanzioni anche di tipo penale. Secondo, al contrario, potresti avere uno scarico autorizzato in AUA ma che in realtà potrebbe essere assimilabile e quindi potresti godere di semplificazioni inaspettate. Bene, in questo video abbiamo visto come cambia lo scenario autorizzativo a seconda del destino degli scarichi idrici. Ma ora ti lascio con un quesito. Sei sicuro che devi autorizzare solo lo scarico idrico? E se la tua azienda producesse anche emissioni in atmosfera? Guarda, al prossimo video ti dirò che cosa devi fare. Per non perdere informazioni, iscriviti al nostro canale per essere avvisato per primo quando uscirà il prossimo video. Buon lavoro!